Salve mio Dio per il tuo nome, e nella tua potenza rendimi giustizia. Ascolto Dio la mia preghiera, porgi l'orecchio alle parole della mia bocca. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa. E supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Padre Santo, che nei tuoi sacramenti hai posto il rimedio alla nostra debolezza, fa che accogliamo con gioia i frutti della redenzione e li manifestiamo nel rinnovamento della vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro della Sapienza. Dicono gli empi fra loro sbagionando: teniamo insidie al giusto, che per noi è incomodo e si oppone alle nostre azioni. Ci rimprovera le colpe contro la legge e ci rinfaccia le trasgressioni contro l'educazione ricevuta. Chiama se stesso figlio del Signore, è diventato per noi una condanna dei nostri pensieri. Ci è insopportabile solo a vederlo, perché la sua vita non è come quella degli altri, e del tutto diverse sono le sue strade. Siamo stati considerati da lui moneta falsa, e si tiene lontano dalle nostre vie come da cose impure. Proclama beata la sorte finale dei giusti e si vanta di avere Dio per Padre. Vediamo se le sue parole sono vere. Consideriamo ciò che gli accadrà alla fine. Se infatti il giusto è figlio di Dio, egli verrà in suo aiuto e lo libererà dalle mani dei suoi avversari. Mettiamolo alla prova con violenza e tormento per conoscere la sua mitezza e saggiare il suo spirito di sopportazione. Condanniamolo a una morte infamante, perché secondo le sue parole il soccorso gli verrà. Hanno pensato così, ma si sono sbagliati. La loro malizia li ha accecati. Non conoscono i misteriosi segreti di Dio, non sperano ricompensa per la gratitudine, né credono a un premio per una vita irreprensibile. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. Il volto del Signore è contro i malfattori, per eliminarne dalla terra il ricordo. Gridano i giusti e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro angosce. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, egli salva gli spiriti affranti. Molti sono i mali del giusto,
ma da tutti lo libera il Signore. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. Custodisce tutte le sue ossa, neppure uno sarà spezzato. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi, non sarà condannato chi in lui si rifugia. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. Lode e onore a te, Signore Gesù. Lode e onore a te, Signore Gesù. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Lode e onore a te, Signore Gesù. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù se ne andava per la Galilea. Infatti non voleva più percorrere la Giudea, perché i giudei cercavano di ucciderlo. Si avvicinava intanto alla festa dei giudei, quella delle capanne. Quando i suoi fratelli salirono nella festa, vi salì anche lui, non apertamente, ma quasi di nascosto. Alcuni abitanti di Gerusalemme dicevano: «Non è costui quello che cercano di uccidere? Ecco, egli parla liberamente, eppure non gli dicono nulla. I capi hanno forse riconosciuto davvero che egli è il Cristo?» Ma costoro chi sappiamo di dov'è. Il Cristo invece, quando verrà, nessuno saprà di dove sia. Gesù allora, mentre insegnava nel Tempio, esclamò: «Certo voi mi conoscete e sapete di dove sono. Eppure non sono venuto da me stesso, ma chi mi ha mandato è veritiero. E voi non lo conoscete, io lo conosco perché vengo da lui ed egli mi ha mandato». Cercavano allora di arrestarlo, ma nessuno riuscì a mettere le mani su di lui, perché non era ancora giunta la sua ora. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Abbiamo tutti pregato nel Salmo dicendo: il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. E penso che adesso in tutto il mondo tutti gli uomini abbiamo il cuore spezzato. Ma avere il cuore spezzato significa riconoscere gli sbagli che abbiamo fatto, sbagli che hanno fatto i nostri governanti, sbagli che abbiamo fatto anche noi nella Chiesa. Avere il cuore spezzato significa riconoscere gli sbagli fatti e ricominciare una nuova vita, non fare più gli stessi sbagli. Quindi preghiamo per noi cristiani, perché possiamo veramente compiere la volontà, la legge di Dio. Preghiamo per i nostri governanti, perché cambiano tante leggi ingiuste per l'umanità. Preghiamo per coloro che hanno subito violenza, perché possano ritrovare in Dio il loro conforto e per avvenire una vita migliore, non soltanto in cielo, ma anche qui sulla terra. Ecco, il cristiano è colui che, esaminando la propria coscienza, comprende i propri errori, prega per se stesso, prega per tutti quanti gli altri. Perché dice l'Apostolo Giacomo: quando uno di noi ha portato un fratello a convertirsi, ha assicurato la propria salvezza.
Ascoltaci, oh Signore. Sostieni la Chiesa nel suo cammino quaresimale, perché si lascia interrogare e conformare al mistero di Gesù. Maestro e Signore, ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Dona ai governanti di operare per la giustizia e per la difesa dei più deboli. Ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Converti il cuore dei malfattori. Ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Assisti gli innocenti perseguitati e quelli che sono bisognosi di liberazione e di speranza. Ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Concedici di riconoscere e di presentarti il nostro cuore malvagio e fa che confidiamo nella potenza salvifica del tuo amore. Ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Il suffragio del nostro fratello Nicola, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. O Signore che ci hai redenti nel sangue del Figlio, custodiscici nella prova, perché rimaniamo umili e fiduciosi come l'agnello di cui abbiamo la nostra salvezza. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Umile e pentite, accoglieci, Signore. Ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Lavami, Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Pregate perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio. Allora e gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la Santa Chiesa. O Padre, la potenza di questo sacrificio ci liberi dal peccato e ci faccia giungere più pura alle feste pasquali, principio della nostra salvezza, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore il nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente giusto benedire il tuo nome. Padre Santo, ricco di misericordia, nel nostro itinerario verso la luce pasquale, sulle orme di Cristo, maestro e modello dell'umanità, riconciliata nell'amore. Tu riapri alla Chiesa la strada dell'esodo attraverso il deserto quaresimale, perché ai piedi della Santa Montagna, con il cuore contrito e umiliato, prenda coscienza della sua vocazione di popolo dell'Alleanza, convocato per la tua lode, nell'ascolto della tua parola e nell'esperienza gioiosa dei tuoi prodigi. Per questi segni di salvezza, insieme agli angeli e ministri della tua gloria, proclamiamo nel canto la tua lode. Santo, 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 il Signore è Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie e lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giovanni, l'ausiliare Cesare e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza a metterli a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, siamo dire: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Auguratevi ogni bene nel Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e Dio sarà salvato. Non sono venuto da me stesso, ma il Padre mi ha mandato, dice il Signore. Preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, delle anime sante del Purgatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Preghiamo. O Padre, questo sacramento che segna per noi il passaggio dall'antica alla nuova alleanza, ci spogli del nuovo vecchio e ci rivesta del Cristo, della giustizia e della santità. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Preghiera a Santa Maria della Visitazione. Grazie a Maria di essere venuta in mezzo a noi e di averci portato Gesù. La tua visita ci colma di gioia. Donaci la grazia di accoglierti con lo stesso entusiasmo di Santa Elisabetta. Sii la benvenuta e rimani sempre con noi. Resta con noi per essere la nostra maestra. Alla tua scuola vogliamo imparare ad amare, a pregare e a perdonare. Resta con noi per essere la nostra consigliera, il nostro conforto e la nostra guida. Resta con noi, prendici per mano, tienici stretti a te, coprici col tuo manto e difendici dagli assalti del nemico. Resta con noi, concedici la sapienza del cuore per scoprire la bellezza del giorno del Signore e gustare la dolcezza del pane eucaristico. Resta con noi, donaci occhi per vedere Dio in ogni uomo e il tuo Figlio Gesù in ogni persona sofferente. Resta con noi per essere la nostra forza e il nostro aiuto nei momenti più duri e difficili della vita, come quello che stiamo attraversando. Resta con noi, Madre dolcissima, rimani fino al giorno in cui ci porterai con te nella gloria del Padre. Amen. Il Signore sia con voi. E
e con il tuo Spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, lodiamo il Signore e stasera tutti uniti col Papa nell'adorazione. Rendiamo grazie a Dio.